croce rovesciata? Qua dentro e dove pare ci sia stata questa grossa messa nera. Questo doveva essere l'altare improvvisato, infatti c'è la scritta Satana scendi tra di noi. Sentito? Sì. Ho sentito l'altra botta, sì. Io non era, era sorda, però era forte. Ancora? Sì. Papà. Mi sentono colpi continuamente. Ah, di qui si possono vedere i sotterranei. Giusto, Nicolò? Sì, sono i sotterranei. Si può. Hai sentito un altro colpo? Sì, sordo come prima. Allora, qua c'è un accesso. Ok, è quello che allora utilizzeremo noi. Sì, sicuramente. Vado a chiamare le altre. Fate attenzione a questi pali qui dritti per terra perché certo. È facile inciampolarci, ok? Sì. Per non parlare del resto. Ce la fate? Toccare la lavanderia, c'è una vecchia lavatrice. La lavatrice penso, non l'asciugatrice. Sì, no, sì, mi sembra più forse un'asciugatrice industriale. Industriale. Comunque, ci credono, ma ci vuole del coraggio a venire qua di notte con le candele. Candele, cos'è quello? Ah, vedi, qui c'è. Leva la luce, gatta. C'è il residuo di una candela rossa accesa. Da quel che so, le candele rosse vengono usate per i rituali. Sì, o per Natale. O per Natale. Ma dubito che vengano a fare Natale qua. Mi piace troppo questo. Sì. Coso elettrico, questo impianto elettrico. Lì c'è una sorta di passaggio segreto. Ah, questa è una montacarichi. Questa è un montacarichi. Guarda. Non so se è un passaggio segreto o una semplice porta. No. O
Oddio, che cazzo c'è attaccato qua? Fa vedere? Mi sembra che è un covo di pipistrelli questo potrebbe essere. O di topi, un no? Un nido, può darsi. È un nido più, di... Più topi che pipistrelli. Pipistrelli non fanno i nidi così. Forse non li fanno affatto. Non lo so, cioè... No, sai cos'è? Cos'è? È l'equipintazione. Sì, credo che è stata... Però è... No, è venuto giù tutto il coso. Strappato, è marcito. Tutto strappato. Sai, è lana di roccia. Non le toccare, ma... No, 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 sai come pizzica poi. Ah, ok. Vuoi andare a vedere cos'è l'acqua? Ho anche dove tutti pieno. Qui è stretto, no? Mi sa che più. Ah, ok. No, è abbastanza di prima. Però lo vedevamo da fuori. Qua c'è strapieno di candele, strapieno ovunque. Guarda. Strapieno di cosa? Di candele ovunque. Guarda lì. E la Madonna. Qua le hanno messe dappertutto. Mi sa, a me assomiglia più questo a un altare rispetto a quello che era di sopra, sai? Sì. Qua forse dove ci hanno trovato la croce di legno rovesciata? C'è qualcosa che qua mi attira, non so che cosa. Sotto deve queste. Esserci qualcosa sotto il telone. Sotto magari. Il telone. Qualche oggetto. Ma come ho fatto? Ha suonato? Ha suonato, ma è rimasto verde. Ma il mio no. E zero, non sentiva niente, ma suonava. Vedete, c'è qualcosa di strano qua. Ma io c'ho un po' qualche di... oggetto? Io c'ho i guanti di lattice, se volete. Lo tiro su. No, io non mi metterei a scavare sotto. No, neanche io. No, no, no. Avete bussato voi? No, credo che abbiano... Vedi, è rimbalzato. Ah, ok. Ah, ecco, queste sono le scale, proprio quelle che abbiamo visto prima. Sì, però... Attenzione. Ma cosa? Ah, devo mettere i piedi. Di solito qua c'è il pavimento un po' più pulito, proviamo a fare una sessione VIP breve. Siamo zitti e fermi? Che dite? Hai sentito qualcosa che... Mi è sembrato prima di sentire un vociferare di donna, però potrebbe essere stata lei perché era distante, quindi non lo so. Botta. Acqua. Ma no, una botta. Acqua sulla miera, ho sentito anche. Questo è l'ultimo pezzettino che non abbiamo visto. Comunque non sono queste le scale da cui volevamo scendere prima, queste sono le no, scale sono di altre. Mezzo. Queste sono quelle di mezzo, sì. Sì. Veramente dappertutto.
Qui è vuoto. E chi era? Ero io, Nicolò, qua è vuoto qua sotto. Ah, sei già a botta? No, si vede una voce. Quel punto lì del pavimento, se ci calpesti un secondo senti che è vuoto. Qua dove eri alzato? Sì, io sentivo subito. Sei gonfiato. Ah, perché è gonfiato invece? Sì, secondo me il mazzetto sotto che è gonfiato. Ah, ok. Non lo so, eh. Sì, no, perché siamo già al sotterraneo, quindi... Qua, in teoria, fa un rumore diverso. È il mazzetto che è gonfiato. Va bene, ok. Vediamo da quelli centrali? Non lo so, anche da voi. Sì. Mi sembrava che erano abbastanza pulite queste degli altri. Occhio che c'è delle lame. Esce con queste macchiazze di pittura. Fermi un attimo. Andiamo a cercare l'altra struttura, sì. Ok. C'è la nebbia, si è calata. Sì. Che bello con la nebbia. Oh, ma li sentite questi rumori voi? L'ho sentito. Sentito? Quale? Non sentito niente? No. Che rumore? Sembrava... Tipo un nitrito. Tipo un nitrito, sì. Ma era forte, cazzo. Non ci ho fatto caso. Comunque ragazzi, voi lo sentite il silenzio? Provate a fermarvi un secondo immobili. Ascoltate. È terribile. Fastidioso. Oh, un animale, l'ho sentito. Sì, sì. Cos'era? Un uccello. Quella è neve, quel bianco lì è ancora sì. Neve. No? Forte. La porta è volata da su. No, l'hanno usata come un'altalena, mi sa. Sì, guarda, hanno fatto anche le scale e una sorta di altalena con un cerchio di agua. Mi sa che è tipo una specie di attento di fare una casetta su un albero. Mm. Sì, sembra. Senti l'odore. Gli esausto. Sembrerebbe odore di cherosene. Cherosene? Sì.
sentito nitrire. Cosa? Ora ho sentito nitrire. Hai sentito nitrire? Sì. Ci sta che ci sia un cavallo da qualche parte nelle vicinanze, allora. Speriamo. Ci speriamo. Ci mancano i cavalieri dell'Apocalisse. Che meraviglia, però. È ghiaccio, ma... Vabbè. Fiamma, acqua. Sembra tipo una casa fumaria questo. Che non è mica che è un bunker questo qui. Qua ci sono delle prese d'aerazione. Qua c'è un'altra presa d'aerazione. Qua c'è una botola. Sembra cemento armato. Qua c'è una botola. È vero. Qui c'è una botola. No, è un... Sì, è una botola. Vedi? Sì, è una botola. Si estende tutto, tutto fino a qua. Vedi? Qui è tutto cemento. Poi qua finisce qui. Vabbè, bello grosso no, però. No, qualcosa c'è di sicuro lì sotto. C'è no. Vado un attimo a vedere lì. Sai. Guarda dove cammini? Sì. Vedo che c'è un fiume. Guarda quanto è limpida l'acqua. Sì. No, più che altro guarda... Che bellezza con questa steppa sì per terra, cioè fantastico. Che meraviglia però. Vedi sa se qua cosa deve essere? Una meraviglia. Qua ci devi camminare col falcetto d'estate. Sti botti erba altissima, è morta col freddo. Eh beh, grazie, non ci vive nessuno, non male. Questo è un pacco, attenzione. Sì, me lo sto buttando tutto, non ti preoccupare. Sai che non sarebbe neanche difficilissimo perdersi ora come ora? Qui? Sì. Perché sto uguale. Sì. Non ci vuole acqua. Occhio che c'è acqua qua. Ci sono dei sassi che si muovono, attenta. Che è successo? Hai visto? Sì. Che niente sono? Sembrano degli alberelli. Un altro bunker? Questo è tutto cemento. Che abbia a vedere con l'acqua però raschiato di cinghiali. Bene, ecco, a pompa. Ma non è che magari qui durante la seconda guerra mondiale c'erano tipo i bunker di qualche
di qualche esercito tedesco, americano. Può darsi, eh. Beh, d'altronde si infilavano ovunque dove potevano, specie in mezzo ai boschi, sfruttavano. No, ma dico, ma sappiamo niente storicamente se c'erano qui degli appostamenti militari o. No, appostamenti militari no, poi. Nel senso è più probabile che non lo sappiamo, ma in realtà c'erano. No, perché quei due cose lì in cemento armato vecchio innanzitutto. Sì, c'è anche in superficie c'ha il ferro scoperto, proprio le griglie di ferro. Quindi consumato anche. Sì, sì, scoperto, arrugginito e consumato. E secondo te invece, Nicolò, questo spiazzale qui sulla sinistra? Boh. Che si sembrerebbe quasi. Sembra un'area, io credo un'area ricreativa, tipo. Secondo te cosa potrebbe essere? Un parcheggio? Non lo Bravo, so. Un parcheggio. Sembra quasi un parcheggio, vero? Un parcheggio, sì, perché non vedo. La prima idea era un campetto da calcio. Sì, però no, per la grandezza sembra un campetto da calcetto. Sì, è più probabile però un parcheggio. Ma lì, per esempio, qualcosa c'è, un palo ed è tutto fasciato da quell'affare giallo. Senti qualcosa? Com'è? Ho sentito una risata. Fermi un attimo. No, credo sia un. No, è un cane, in lontananza. Esatto, sentivo un verso, non capivo cosa fosse. Ok, tiriamo qualche conclusione? Clo? Sì, allora. Vabbè, il posto è stupendo. Veramente molto suggestivo. Come sensazioni non mi sono sentita tranquilla. Però a tratti sì, perché a un certo punto abbiamo sentito un profumo molto intenso di fiori, e qui i fiori, come si può vedere, non ce n'è, quindi. E io so che se senti l'odore di fiori, l'avevo forse già detto, vuol dire che c'è uno spirito buono nei paraggi, quindi è stato un momento di sollievo lì. Però all'inizio, per entrati, ho avuto molta inquietudine e mi si è, è aumentata dal momento che ho sentito per 3 volte grugnire. Quindi, e non c'era un cinghiale perché siamo andati a vedere. Non lo so, particolare, sicuramente molto particolare. E non dico che mi ha spaventato come altre indagini, però è stata tosta anche questa, per certi aspetti, via. Ok, Etta? Bello, 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 il posto è proprio bellissimo. Con la nebbia poi, spettacolare. Ma hai avuto sensazioni negative di qualche tipo? Sì, a un certo punto mi sono proprio sentita male, mi sono venute le palpitazioni, ho cominciato a tremare e mi venivano le lacrime agli occhi. E poi ho visto passare un'ombra, che infatti pensavo fosse Nicolò, ma invece non era Nicolò, perché Nicolò era all'esterno con noi. Però non. È stata una sensazione bella forte, però. Ho sentito anch'io il profumo di fiori, di tipo violette, non saprei definire, però non, tranquillo, cioè non è stata una cosa, però era forte, proprio forte. E poi ogni tanto qualche botta l'abbiamo sentita, però dai, è stato bellissimo. Okay. Proprio posto bello. Quindi per ora insomma niente di definito ancora, no. Vedremo poi con l'analisi audio infatti, quello che viene fuori. Infatti. Nicolò. Te invece? Io allora direi personalmente deluso, perché mi ero fatto un po' un'idea di questo posto, pensavo ecco fosse un po' più estremo, diciamo. Comunque molto bello, il bosco è stupendo, c'è un piccolo spiazzo lì con ancora tutta la neve ghiacciata e bellissimo. Per quanto riguarda l'indagine, invece, anch'io credo di aver sentito qualcosa, perché c'è stato un momento che eravamo sulle scale prima di scendere giù nel sotterraneo,
che io comunque sentivo dei colpi, ma dei colpi, provenire da sotto, contando sul fatto che poco prima avevano detto che forse c'era un cinghiale all'interno e compagnia bella, pensavo ci fosse un animale o chissà cosa, ecco. E bello, devo dire che non sono rimasto in tensione, ecco, l'ho vissuta in tranquillità, comunque. Sì, no, anch'io devo dire che ho percepito più o meno le stesse cose che avete percepito voi. Nulla di estremo, abbastanza tranquillità, e tutto sta nel cercare di non farsi suggestionare ovviamente dalla nebbia, dall'atmosfera, esatto, e da tanti suoni che magari possono essere attribuiti a cose, diciamo, naturali. Quindi... Esatto. Poi che qua dentro ci abbiano fatto e fanno qualcosa, questo non lo metto in dubbio, perché comunque ci sono tanti elementi che riconducono un po'. Ok, allora ragazzi, qui il Midnight saluta. Posso dire un'ultima cosa, scusami? Sì. Io appena ho fatto delle foto e non era il mio fiato, perché lo trattenevo apposta per non modificarle, ma... Non le posso vedere col video. Ah, ok, va bene, le faremo vedere. C'è sempre qualcosa, guardate. Che cosa c'è? Sì. Che cosa vedete? Ci sono degli orbs che schizzano a destra e a sinistra. No, qui no, ad esempio. Questa, no, questa è bella nitida. Okay. Qui c'è pieno, per esempio. Anche negli altri, lasciano proprio la scia. Ok, quindi allora, già che hai fatto questa cosa, ricordiamo a tutti che queste foto possono essere visibili sul nostro canale Telegram, Instagram, e ovviamente anche su Instagram, su Facebook. Quindi trovate tutti i link in descrizione, e mi raccomando, se volete vi iscrivete, se non volete non vi iscrivete. E il Midnight vi dà appuntamento alla prossima volta. Ciao ciao, ciao. Ciao. Cos'era? Ci sono voci continue, c'è qualcuno che parla e ora c'è una donna. L'ho sentita anch'io, ho ritenuto la donna. Vero? L'hai sentita anche te? Sì, di brutto anche. Zitti. Ok, silenzio.